Agenzia Nazionale per i Giovani e Goodwill presentano Nessuno diventerà da solo, il podcast che nasce dalla voglia di raccontare storie di persone che grazie alla loro passione hanno realizzato sogni e vinto sfide con l'arma più potente, il coinvolgimento delle comunità. Ciao a tutti, io sono Chiara e con voi oggi ci sono Antonio e Anna Laura del team di Nessuno diventerà da solo. Ciao. Abbiamo invitato Luca Tesauro di G4 Innovation Hub. Ciao Luca, grazie per aver accettato il nostro invito innanzitutto. Grazie a voi, buongiorno e buongiorno a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Racconta a chi ci ascolta chi sei, subito, così. Allora, sono Luca Tesauro e sono il founder e CEO, come si dice in gergo, di G4 Innovation Hub, che diciamo, è un pezzo di Giffoni che è conosciuto a livello mondiale come uno dei festival e degli eventi culturali e creativi più importanti che abbiamo in Italia, dedicato ai ragazzi, ai bambini e ai giovani. E dal 2015 ho creato insieme a quattro amici, ma anche quattro colleghi, questa società G4 Innovation Hub, appunto, che sviluppa una serie di progetti con il brand Giffoni. Hai detto appunto di aver creato insieme a quattro amici il progetto di Giffoni. Noi volevamo sapere che cos'è Giffoni e che cos'è invece Giffoni Innovation Hub. Ok, vabbè, Giffoni nasce nel 1971 dalla mente di un ragazzo allora 17enne che un piovoso inverno di quell'anno decise di partire e far diventare questo piccolo paese al sud Italia, Giffoni Valle Piana, il centro di uno dei più importanti eventi adesso riconosciuti, che è il Giffoni Film Festival, il Festival Internazionale del Cinema per Ragazzi, che attualmente raccoglie ogni anno migliaia di giovani da tutto il mondo e attraverso il linguaggio del cinema prova a fare un'interazione tra le culture, tra i popoli, e anche analizzando temi complicati che poi vengono manifestati nei film, ma anche creando una piattaforma di cooperazione su progetti che abbracciano anche tanti altri aspetti della creatività. Quindi c'è questa grande community di giovani che ogni anno si incontra a Giffoni e che condivide la passione per la creatività, per l'arte, per il cinema. Giffoni, d'altro, in questi anni si è anche espanso moltissimo, arrivando anche a coprodurre eventi in altri paesi, quindi è molto ricercato come brand per la sua capacità e il suo know-how nel creare queste attività. E ad oggi abbiamo anche fisicamente una struttura molto importante che si chiama Giffoni Multimedia Valley, che vuol fare un po', vuol diventare un po' il polo della creatività e dello sviluppo delle professioni legate al multimedia per le nuove generazioni. Giffoni Innovation Hub invece, oltre a lavorare molto per supportare l'ecosistema dell'innovazione italiano, non solo del mezzogiorno, lavora anche nel dare l'opportunità ai giovani di scoprire cos'è il talento e di metterlo in gioco anche su progetti concreti, quindi imprenditoriali. Tutto questo lavorando anche con grandi brand che non sarebbero mai venuti a Giffoni se non per il fatto che noi li abbiamo chiamati a sviluppare progettualità con i giovani, anche su tematiche delicate come la sicurezza online, il vivere internet in maniera sicura, o progetti sulla cyber security, o altri progetti legati all'intelligenza artificiale, alla blockchain, cioè tutte quelle tecnologie disruptive, come un po' la felpa mia che mi sono messo oggi apposta per questa intervista, stanno entrando in maniera prepotente anche nelle vite delle famiglie, ad un uso consapevole della tecnologia. E su questo noi abbiamo sviluppato. L'ultima cosa che stiamo creando anche qui, un ecosistema legato proprio al tema, all'asset media entertainment, perché crediamo fortemente nello sviluppo di questa industry, il cui mercato ha già un rilievo molto importante, e dove i contenuti, banalmente anche i contenuti che vengono prodotti, realizzati e distribuiti sulle grandi piattaforme, possono far diventare anche il Sud Italia un polo per creare questi contenuti che poi diventano film, spot, serie, eccetera. Parlavi di Sud Italia, quanto è importante per il territorio Giffoni Innovation Hub e per quel territorio in particolare? Allora, sicuramente Giffoni per il territorio ha avuto la capacità di attrarre grandi risorse, di portare qui grandi star del mondo, non solo del mondo hollywoodiano, ma anche per premi Nobel, grandi personaggi della cultura, che in qualche modo, interagendo con i ragazzi, però hanno popolato questo territorio. Quindi sono nati tanti bed and breakfast, l'ospitalità si è diffusa, i servizi e anche l'indotto che è generato da questi finanziamenti, che poi arrivano spesso anche dagli enti pubblici, tornano in qualche modo per lo sviluppo territoriale.
cito solo un esempio: Gifoni è un paese piccolo, 10.000 abitanti, ma è un caso europeo ed è stato proprio approvato con la bandiera verde dalla Commissione europea come il paese più piccolo, diciamo, in Europa, ma che ha avuto e ha speso meglio i fondi pubblici europei per le strutture ed altro. Abbiamo capito che Gifoni è un serbatoio di creatività e talento, quindi qual è l'approccio di Gifoni nei confronti del talento? Sicuramente Gifoni è un polmone che vuole respirare l'energia dei ragazzi, qualsiasi essa sia, purché sia sincera, rispetti soprattutto e sia sincera nei confronti delle passioni dei ragazzi. E quindi, diciamo, il talento per noi si manifesta attraverso anche l'ascolto nelle discussioni, nelle masterclass che facciamo anche su dei temi particolari, dove viene fuori la voglia di non avere dei limiti, non avere dei pregiudizi nei confronti di quello che si può fare. E quindi, diciamo, l'apertura, no? Come spesso dicono anche le istituzioni che vengono a Gifoni, la libertà di poter esprimere chi si è in un luogo del genere, fa di Gifoni una sorta di isola felice dove i ragazzi di tutto il mondo possono in qualche modo incontrarsi, parlarsi apertamente, innamorarsi anche e in qualche modo raccontare anche la felicità. Il talento spesso si manifesta in questi momenti. Quindi si può dire che le passioni e il talento non hanno età, e perciò qual è il punto di partenza per scoprire il proprio talento e metterlo a disposizione degli altri? Sicuramente bisogna sperimentare molto, bisogna rischiare, bisogna sporcarsi le mani, come diciamo noi, ma bisogna anche uscire un po' dalla zona di comfort, no? Che è quella zona che magari ti viene data, ti viene, diciamo, educata, mentre in realtà tu puoi avere qualcosa che ti spinge alla tua passione, ti spinge anche a vedere le cose diverse. Beh, lì secondo me è un lavoro che si può fare, perché c'è tantissima energia che in qualche modo non viene espressa nella giovanità. Se invece gli si dà ai ragazzi l'opportunità di esprimere quell'opportunità, secondo me si creano anche delle cose che non sono mai esistite. Un po' come Gifoni nasce da questo, no? Un ragazzo di un paesino del sud Italia negli anni 70 che dice: io voglio fare questa cosa, ho questa idea, la voglio portare avanti. La caparbietà, ovviamente, la capacità di mettere insieme le persone giuste, l'amicizia, ma anche la visione, sono quegli elementi che secondo me sono necessari per sviluppare queste cose. Bene, Luca, lo hai detto a larghi tratti, però noi vorremmo che tu ci dicessi di cosa ti occupi nello specifico, cioè come è composta la tua giornata magari. Vabbè, come dicevo prima, la mia giornata inizia molto presto la mattina, perché sono uno che ama leggere nei tempi del silenzio, quando magari la mente ancora non ha, diciamo, la pienezza delle informazioni, no? il caos, ma riesce ad essere ancora abbastanza lucida da percepire, interagire anche con le proprie intuizioni. E quindi la mia giornata inizia sempre molto presto, dove do spazio un po' al post-sogno, la chiamo io come durata della giornata. Poi in realtà, da amministratore delegato di una società, di un'azienda, e da anche colui che si occupa delle strategie di sviluppo di Gifoni, è chiaro che il mio lavoro varia tantissimo dalla gestione di team, anche dall'individuare delle potenzialità nuove, delle opportunità, da relazioni istituzionali. Siamo un progetto molto importante con l'Organizzazione Mondiale del Turismo, dove ovviamente si tratta anche di interagire su tematiche complicate. Poi c'è poi invece il commercialista che ti chiama per le rotture solide, la banca, cioè, allora sono tanti elementi che sicuramente nel mio lavoro ho imparato a fare, perché non nasco imprenditore, no? Però ho imparato anche ascoltando molto, imparando anche dalle persone che hanno più esperienza. Quindi, diciamo, sicuramente gli imprenditori imparano molto da altri imprenditori, e questo secondo me è un consiglio molto importante da dare ai giovani che magari hanno questa ambizione. Perfetto, e questo è un assist molto calzante per la prossima domanda che voglio farti. Infatti tu hai appena parlato di imprenditori che imparano da altri imprenditori. In una tua recente intervista hai detto che nella tua vita hai viaggiato molto, in più hai curato il progetto Erasmus in una fase embrionale a Napoli, e quindi volevo chiederti qual è l'importanza per i giovani ragazzi, e in particolare per i giovani imprenditori, del viaggio, di viaggiare. Allora sì, grazie della domanda, che è pertinente, perché tutte le volte che uno viaggia, io ho iniziato da piccolo, a 6 anni mi sono trasferito in Brasile, perché a Napoli c'era il terremoto, noi partimmo una settimana prima con i miei genitori, quindi io ho vissuto il mio primo Capodanno su una spiaggia a Rio de Janeiro a 6 anni, andavamo a scuola il pomeriggio e la mattina facevamo surf nelle onde, quindi uno che ha questa esperienza a 6 anni ha una formazione
comprende il senso della, diciamo, della, della diversità, soprattutto nel, nel clima, anche nel, nelle persone, nella lingua. Quindi viaggiare secondo me è importante, e lo sto facendo anche io con mia figlia, che ho una figlia di 5 anni, ha già visto 7 paesi mia figlia, adesso ci siamo fermati per ovvi motivi legati al Covid, però anche se, diciamo, se uno non comprende la lingua, non riesce a capire tutto, però in qualche modo si contamina, no? Nel senso buono, con le altre culture. Quindi insomma, il viaggio è fondamentale anche per capire, per conoscere anche culture diverse, ma anche per capire come funzionano poi, diciamo, i sistemi economici, i sistemi imprenditoriali, ma anche la mentalità che è diversa rispetto alle persone. Faccio un esempio nei miei ultimi viaggi che faccio molto spesso in Svezia, dove abbiamo una partnership con la città di Lund, che tra l'altro è la città delle idee, dove ci sono due acceleratori di particelle, ed è la città, cioè il parco scientifico più grande d'Europa, ma dove sono venuti a chiedere a Giffoni di dare una mano a creare progetti per i ragazzi che poi vengono lì, in qualche modo, oltre alla scienza, vogliono anche fare altre cose. Beh, lì la mentalità svedese è molto diversa dalla nostra, però mi ha aiutato molto a capire, anche banalmente nelle riunioni, come ci si può, diciamo, possono utilizzare delle tecniche che vengono date appunto da queste persone, dalla loro capacità, diciamo, anche di spaziare sui più argomenti, ma anche di concretizzarle in uno spazio e un tempo preciso. Quindi tutte cose che si imparano poi con l'esperienza. Quindi oggi noi giovani abbiamo tante opportunità e tanti spunti, però dal tuo punto di vista e dall'esperienza di Giffoni, quali sono gli argomenti che maggiormente interessano a noi giovani? Questa è una domanda che dovreste rispondermi voi, però provo a dare la mia interpretazione di quelli che un po' sono i miei anni di esperienza qui a Giffoni, dove ho avuto modo di parlare con ragazzi, bambini, genitori, ma anche ragazzi, diciamo, da 18 ai 26 anni, che è un po' il target, passami il termine, del nostro Dream Team, diciamo, questi ragazzi che noi andiamo a selezionare un po' in giro per il mondo e li mettiamo a sviluppare progetti di open innovation. Diciamo, quello che loro diciamo, quello che vogliono è sicuramente capire come poter contribuire attraverso, diciamo, le loro capacità a progetti anche importanti, che magari sono fatti da un'impresa o sono fatti anche da un'associazione di volontariato, piuttosto che su progetti anche che hanno un impatto sulla società. Sicuramente il tema degli obiettivi di sviluppo sostenibile sono quelli che stanno emergendo. C'è una grande consapevolezza nel voler cambiare un po' anche la società dal punto di vista della finanza, la finanza etica, e quindi tutti questi argomenti in qualche modo che sono latenti nelle nuove generazioni, secondo me, stanno un po' emergendo. Non voglio citare il caso di Greta Thunberg, che ovviamente è un caso che ha scaturito una serie, diciamo, di conseguenze anche importanti nella percezione di quello che possono fare i ragazzi per impattare la società, però vedo e leggo tanti giovani che magari hanno da queste esperienze capiscono il senso della vita, capiscono cosa possono fare loro, e quindi prendono anche una direzione precisa, magari una competenza tecnica, anche scientifica, che però la applicano in un progetto magari culturale o magari sociale. Quindi secondo me c'è questa volontà. Poi magari non è vero, dice, ragazzi, sta dicendo un sacco di fesserie, non pensiamo a questo. E l'altro aspetto, secondo me, fondamentale è il fatto della socializzazione, e di andare a cercare anche attraverso i social media, i nuovi canali di comunicazione, le proprie passioni, magari in maniera diversa rispetto a prima. Quindi, diciamo, la tecnologia è uno strumento che, secondo me, in mano a queste generazioni può contribuire a un grandissimo cambiamento sociale. Però detto ciò, e da quello che è appena emerso, perché molto spesso le potenzialità e le idee dei giovani vengono sottovalutate? Allora, rispondo come mi ha detto mia figlia prima, perché poi ho letto le domande con mia figlia di 5 anni, e la risposta che mi ha dato lei è detto, papà, perché le idee contano, le idee sono tutto. Quindi diceva, ma io una bambina di 5 anni dice una cosa del genere, ma come te la faccio fare l'intervista? Perché? Perché effettivamente è vero, se tu sei fedele all'idea, indipendentemente da chi ti risponde sì, chi ti risponde no, tu se sei fedele perché credi in quel progetto e lo porti avanti, sei caparbio, c'hai anche la capacità di mettere insieme le cose, alla fine tu non hai bisogno di avere una conferma di questa cosa. Il talento alla fine, secondo me, è anche un rispettare l'idea e avere anche la capacità di scoprire che cosa si può fare con quell'idea. Perché è chiaro, tutti abbiamo delle idee, poi magari le lasciamo in un cassetto, non sappiamo come fare. Beh, secondo me il talento è anche la capacità che non sempre anche le aziende o persone più mature hanno di comprendere lo strumento o il link, oppure magari un piccolo segno che ha bisogno in quel momento con la persona per fare il passo successivo. Noi quello che facciamo con Giffoni Innovation Hub, che vediamo tantissimi ragazzi, tanti progetti, cerchiamo anche di dargli quegli spunti, quelle relazioni, ma anche quei contatti con le persone giuste,
che gli permettono poi a loro di scoprire veramente se quel talento poi si può diventare qualcosa di concreto. Grazie Luca, ci hai dato un sacco di spunti di riflessione, in una chiacchierata tra l'altro brevissima e velocissima, ma io prendevo appunti mentre mi volevo, diciamo, intervista, quindi tu hai parlato del G4 Innovation Hub come supporto all'ecosistema, del festival come occasione di confronto tra culture diverse, hai detto imparate dagli imprenditori perché così sul campo si impara sporcandosi le mani, uscire dalla comfort zone, una delle frasi che si sente più di tutte, ma che in realtà poi secondo me pochi si trovano a vivere veramente, è che mi rendo conto, perché in tanti ce lo raccontano, che è forse la chiave di volta per poter fare esperienze nuove e per arrivare oltre rispetto al punto in cui si è. Quindi adesso ti voglio chiedere, tu lo sai, il nostro progetto si chiama Nessuno diventerà da solo perché ci piace raccontare storie di comunità, storie di eroi quotidiani, persone normali che con mezzi comuni, diciamo, realizzano sogni e spesso opere, progetti, idee per la comunità intera. Allora, senza chi tu non saresti oggi il piccolo eroe quotidiano che per noi in realtà sei? Sicuramente senza l'opportunità che mi è stata data dal fondatore di G4, Tadeo Gubitosi, in parte dalla capacità che ha avuto lui di leggere dentro di me e darmi carta bianca per fare quello che faccio. Il primo progetto l'ho fatto a Scampia quando c'era la faida della Camorra e ho portato G4 lì perché era un segno che potevo dare subito, concreto nel territorio. Da allora ho capito che si può fare tutto, se hai la persona giusta ovviamente c'hai anche le capacità di fare queste cose. L'altro ovviamente è la mia famiglia. Mio padre era, io sono nato a Napoli, mio padre però era di Giffoni. Quando lui è venuto a mancare io sono tornato qui e quindi mi sono ricollegato al senso dell'esistenza anche della famiglia, no? Il perché uno nasce in un posto del genere, ma si trasferisce e poi ritorna qui, e quindi anche questo mi ha aiutato molto. Senza mio padre, senza, diciamo, Gubitosi, io non sarei un eroe. Sono il termine per mia figlia, forse lo sono quando le compro le LOL, magari quando giochiamo insieme. I papà sono eroi a prescindere per le figlie, assolutamente, anche per i figli. Va bene. E allora ti ringraziamo tantissimo per averci arricchito con la tua storia. Speriamo di incontrarti presto dal vivo. Speriamo tu ti sia divertito quanto ci siamo divertiti noi e che tu ti possa arricchire magari ascoltando qualcun altro delle storie che abbiamo raccontato. Allora a presto e grazie ancora. Grazie mille a voi, in bocca al lupo per le altre interviste, complimenti, il format è meraviglioso e vi aspetto a Giffone ovviamente. Assolutamente, speriamo di venire a trovarti allora. Grazie ancora. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.